Questa volta veramente non è necessario presentare nessuno ed è un grande sollievo, come sempre, ma stavolta è vero. E quindi non sono qua naturalmente per presentare, ma per ringraziare Nichi Vendola, Alfredo Raicli, Luciana Castellina, in ordine inverso, ma per ringraziare i proprietari del teatro, per ringraziare tutti voi che grazie a un altro miracolo di Luciana riuscirete forse a stare seduti. A Luciana piace il pensiero collettivo, è una cosa di cui abbiamo discusso come di tante altre. E questo libro, a questo libro diciamo, che forse è uno dei libri più personali che abbia letto negli ultimi anni, ha partecipato una collettività, come a tutta la vita di Luciana dai 13 anni in poi. Ci sono i nipoti per i quali l'ha scritto, c'è la figlia Lucrezia che ha fatto una prefazione, c'è Alfredo Raicli che ha suggerito un titolo che poi è stato cambiato, però lui ha suggerito un titolo bellissimo che era La felicità, poi non abbiamo usato. E poi ci sono, c'è Angelo Guglielmi, non so se c'è, ma comunque qua e non lo vedo. Angelo Guglielmi, che ha suggerito di mettere delle foto, perché devo dire che abbiamo poi seguito i suggerimenti di quasi tutti, il che per me è normale, per Luciano invece è abbastanza notevole. E quindi questo libro è nato con il concorso di tante persone che sono dentro al libro e di tante persone che non sono nel libro per ragioni di tempo, perché non li conosceva ancora a 16 anni e che però si sono molto arrabbiate di non averla ancora conosciuta a 16 anni e quindi di non esserci. Speriamo molto in un seguito in cui ci saranno tutti, anzi speriamo in un seguito in cui ci saremo tutti. Eppure, come dicevo, un libro che più personale non si può. La si riconosce in ogni pagina, con la sua forza, la sua vitalità prorompente, la sua geniale spericolatezza. Infatti adesso ho un po' paura di quel gradino. Non voglio rubare tempo, naturalmente, a questi tre grandi. E voglio solo ricordare che non sono qui soltanto come grandi figure politiche, ma come scrittori, che Nichi Vendola ha appena pubblicato un libro, ahimè da Fandango, che si chiama C'è un'Italia migliore, che Alfredo Raicli ha pubblicato un libro l'anno scorso dalla Terza, che si chiama Il midollo del leone, che Luciana Castellina ha pubblicato molti libri, ma tu, parlo dell'ultimo libro, che si chiama Euro Hollywood nel 2008, e ora è qui per la scoperta del mondo. Grazie a tutti voi. Quando Luciana mi fece leggere il libro prima di pubblicarlo, a me venne spontaneo suggerire come titolo La felicità. Una grande felicità, la scoperta del mondo, come il luogo, in questo caso, dove una fanciulla intrepida e ignara, Miss 103, quando io ti ho conosciuto, correva ancora questa. 103 rosso. 103 rosso, sta dicendo. Tram che andava dai paioli, scopre se stessa e si pone i grandi interrogativi. E comincia a mordere il frutto dolce della vita. Ma poi rileggendo questo libro quando è stato pubblicato e vivendo questi nostri giorni e pensando ai nipoti che sono molto presenti nel libro, io non posso non chiedermi quale mondo, ecco il punto, di questa scoperta, perché questa scoperta avviene non in una data qualsiasi, ricordiamocelo bene, avviene in un'Italia che anch'essa si rivela a se stessa.
come una farfalla che esce dalla crisalide, io me la ricordo così, dopo il crollo del fascismo, e che scopre che dietro la cartapesta del regime c'è un deposito immenso di energie giovanili, di idee e di speranze. E io penso che lo scopre non per caso, ma perché trova un pugno straordinario di uomini usciti dalla clandestinità e dall'esilio, la nuova classe dirigente la guida. Io li ho visti i miracoli, io ho visto l'8 settembre, io ho visto i più vecchi qui, anche loro l'hanno visto, la dissoluzione dello Stato, la fuga dei ministri, del re, dei capi, dei generali. Ho visto il popolo italiano abbandonato totalmente a se stesso. Penso che non usciamo se non cambiamo passo in modo radicale. Io mi richiamo a quei tempi. Se la sinistra non si pone come il riunificatore del paese, qualche cosa che non è ancora nel nostro discorso, qualche cosa di più ampio, riunificatore, guida. E penso, cara Luciana, tornando al tuo libro, che noi stiamo quindi parlando di una vicenda che è quanto di più lontana dall'Italia dei nostri nipoti. Condannati invece come sono a vivere questo triste tempo italiano, dominato dalla cancellazione del futuro, dall'idiotismo e miseria del dibattito politico, penso alla televisione, dal cinismo e dalla turpitudine. Che cosa c'è di operante che parla ai nipoti? Questo è il punto che mi assilla. Non parlo naturalmente di cose giuste, giustissime, perfino ovvie, cioè l'aspirazione alla giustizia, l'uguaglianza, il costume, la militanza. Penso a qualche altra cosa e io penso che rispondo che c'è qualche cosa di vivente e di operante. Questo qualche cosa, qui il mio discorso diventa personale, è lo sforzo di pensare la rivoluzione dentro la storia di è il senso di responsabilità verso gli altri, è l'idea kantiana che bisogna pensare come se decidessi io per non si sa che cosa, che non decido più niente, come se decidessi anche per gli altri, come se da me dipendesse la sorte del mondo. L'egemonia. Schierarsi certamente più che mai in difesa degli sfruttati. Gli spettacoli che ci offre la cronaca di ogni giorno sono impressionanti. Queste masse disperate che si muovono a protesta. Veramente un mondo giusto. Ma affermare la causa della giustizia andando oltre il pensiero prettamente classista, andare oltre questo, Gramsci, il bisogno di una rivoluzione intellettuale e morale, l'anima non minoritaria del marxismo, resuscitare questa, io di questo ho grande nostalgia, se devo dire. Perché questo mi sembra oggi il modo per aiutare quelli dopo di noi a scoprire il mondo nuovo, il titolo del tuo libro, Scoprire il mondo, che poi scoprire il mondo significa governarlo.
Io credo di rendere appunto un omaggio grande alla fanciulla intrepida e viva, curiosa di tutto, che esce da queste pagine e che in effetti così era, io ve lo posso dire. E così l'incontrai, senza dar retta al nostro comune amico Bollea, il quale mi disse: stai attento perché sposi un amazzo. Io aggiungerei però un auspicio. Qui stiamo parlando di una donna, adesso, di una donna importante che a suo modo è giunta al vertice della vita italiana, non del potere ma della società. Sì. Tant'è vero che Vito se ne fa a cena da mio figlio Pietro e ha detto: nonno, a chi è più importante, tu o la nonna? La domanda mi imbarazzò e io gli disse: tu cosa pensi? E lui, devo dire molto gentilmente, disse: ma secondo me tu eri più importante prima, la nonna. In un certo senso Vito ha ragione. E questa mia è anche una battuta, se volete, è l'autocritica di un maschilista. Nel senso che le donne sono veramente molto importanti. Che le donne di oggi però, siamo state attente, stanno già andando oltre le loro madri. Stanno, uso le parole che ho letto di una Maria Pia Sapegno, stanno spostando l'accento politico dalla rivendicazione dei diritti alla risignificazione del mondo. Questo dicevano quelle 200 piazze, in realtà. Dicevano che le donne hanno messo nella loro agenda una rilettura complessiva del sapere, una trasformazione di tutte le istituzioni civili, non solo per includere le donne, ma per cambiare l'ordine esistente. Cara Luciana, io credo che nella tua arroganza devi tenere conto di questo. Noi questo ci aspettiamo a questo punto. Perché se metà del genere umano compie questo spostamento e scende su questo terreno, questa è davvero rivoluzione. E quindi lunga vita a te, e a Luciana e altri 20 anni davanti a te. Il primo sentimento che si prova leggendo questo libro è di dolore. È come se oggi la politica provoca prevalentemente dolore. E ho molta gratitudine nei confronti di Luciana Castellina, perché negli ultimi anni, negli ultimi 25 anni, mi ha consentito di vivere alcuni momenti di felicità nella politica, per la sua disciplina intellettuale, per come è stata capace di viverla e di imporla. Ci sono delle immagini che non dimenticherò mai. Sono tornato all'alba di una mattina di gennaio, dopo 3 giorni e 3 notti di viaggio, da Sarajevo, stanco, morto, affamato, sporco, puzzavo, non mi lavavo da 2 settimane, moralmente segnato. Avevo fiutato una guerra, l'avevo intravista, avevo visto le macerie. E lei mi ha detto: devi scrivere il reportage. Io ho detto: ho bisogno di riposare, lavarmi, mangiare, staccare per un attimo il mio cervello da tutto quello che ho visto. Ho detto: no, tu ora devi scrivere, perché ora puoi scrivere quello che è giusto che la scrittura racconti. E
mi ha dato felicità, così come mi ha dato felicità sempre l'idea che la politica è la pratica della politica come dimensione corale, come fatto collettivo. Questa ragazzina, con un diario, riesce a poco ad attraversare i giorni, le settimane, i mesi di un tempo storico di cui era difficile possedere la lente, il senso, l'orizzonte. E io penso che il compito non sia soltanto quello di essere riunificatori del paese, ma anche di rilanciare un'idea che faccia corrispondere la sinistra del futuro all'immagine di un'Europa che probabilmente non potrà che essere euro-mediterraneo. Noi talvolta, parlo della sinistra, siamo prigionieri delle nostre superstizioni e delle nostre pigrizie culturali, mentre le nostre pigrizie culturali non corrispondono neanche al culto della memoria e non ci danno bussola e orientamento. Penso, per me, a quanto talvolta sia fastidiosa la disputa tra coloro che si autodefiniscono riformisti, intendendo per riformismo sempre uno slittamento a destra, e coloro che si autodefiniscono radicali, intendendo talvolta per radicalismo una specie di attitudine alla venerazione del sepolcro. Mi capita talvolta di parlare con i più giovani come si faceva ai tempi del liceo, e quando ci si innamorava si usavano frammenti della letteratura, ci si corteggiava adoperando citazioni o si facevano le assemblee scolastiche, magari con una contesa piena di riferimenti storici, filosofici. Mi è capitato di alludere a Don Ferrante e alla sua disputa teoretica su sostanza o essenza, mi è capitato di riferirmi alla Perpetua per dire e di non trovare nessuna possibilità di interlocuzione. Il linguaggio è quello della trash televisivo. Il trash televisivo è il linguaggio di una parte rilevante della vita quotidiana ed è anche il linguaggio della vita pubblica. Come si fa? Io mi pongo questo problema. Come si fa a ricostruire il senso di un orizzonte più largo di trasformazione, di cambiamento? Bisogna fare contemporaneamente molte cose. Bisogna recuperare alla sinistra quel carattere che l'ha messa sempre in connessione con la storia profonda di un paese e di un continente. E oggi, credo, con una visione del mondo. Bisogna ricostruire il senso della vita collettiva. Anche le vite individuali appaiono svuotate in questo galleggiare in un universo in cui il senso è tutto nella mercificazione, nel circuito dell'apparire. Luciana Castellina ci fa un bel regalo. Io non so dire degli altri, dico di me. Ho molto invidiato anche la forza di ricostruire le storie della vita familiare. Capita forse dopo i 50 anni di essere bisognosi molto di rimettere a posto le notizie, le informazioni, di essere spasmodicamente curiosi, più di quanto non lo sia stati in gioventù, dei propri genitori, del rapporto tra storia privata e storia pubblica. E voglio dire che in questo le parole che
ci offre Alfredo nel suo libro, a conclusione del suo libro, sono molto importanti. Il tema della libertà e della liberazione oggi interroga un mondo nuovo che rischia di riscoprirsi libero nelle sue propensioni mercantili, appunto laddove ognuno di noi ha un prezzo e non ha più un valore. Che belle le pagine di Luciana, della sua storia, del suo cammino, di questo straordinario percorso esistenziale, dalle vacanze di Rimini a Verona, a Roma, alla scoperta della periferia, perché tutta questa storia ci dice che nello sguardo verso le cose del mondo e nella compassione e nella costruzione di un sentimento allargato della propria vita dentro il contesto del genere umano si trova felicità, quella che a noi manca. Questo, badate, è solo, come dire, un diario di una ragazzina rivisitato con una qualche autoironia. Finisce che ho 18 anni, da allora ne sono passati altri 64, in cui naturalmente ho fatto molte cose. Ho incontrato molte persone, insomma, voglio dire, 18 e poi 64. E quindi è chiaro che è un pezzetto della mia vita. È un pezzetto della mia vita che finisce effettivamente con la nostalgia del Partito Comunista. Voglio dire, la nostalgia, insomma, è importante. La comunichiamo ai nostri rimpianti? Assolutamente no. Vito mi ha chiesto, ma davvero nonna, tu sei stata comunista? Con una meraviglia totale, chissà cosa gli hanno detto che era. Devo dire che ha aggiunto. Io gli ho detto, ma guarda che anche il nonno, e lui mi ha detto, no, il nonno è così per bene, non è possibile, la nonna si capisce, ma il nonno no, ecco, chissà che cosa gli hanno detto di questo comunismo. Quindi, come dire, non comunichiamo niente. Però, ecco, l'intento, è perché gli ho dedicato questo libro ai nipoti, non per trasmettergli il comunismo, per carità di Dio, il mondo è così cambiato. Quello che ho tentato di trasmettergli è la politica, cioè che la politica è bella, molto semplicemente, che non è quella. Loro pensano nel migliore dei casi che fare politica sia la professione, no? Come fare l'avvocato, l'ingegnere, l'idraulico, cioè chi fa politica, un mestiere, e nel peggiore dei casi pensano che sia una cosa obbrobriosa, naturalmente. Ecco, io questo credo che valga la pena di trasmetterglielo. Perché questa non è una cosa antiquata, è una cosa attuale. Che cos'è la politica? È non guardarsi l'ombelico, poi, molto semplicemente, guardarsi intorno, riconoscere gli altri, sapere che esisti soltanto in quanto ci sono gli altri. Io sono iscritta all'Arci. Quando dico sono iscritta all'Arci, lo dico per dire, perché forse bisogna ripartire proprio da queste cose. Cioè del riabituarsi a stare insieme, del riabituarsi ad essere solidali, del riabituarsi a pensare che si è responsabili e che non si è soltanto degli individui che pensano soltanto alla propria esistenza. Ecco, questo io credo che si possa trasmettere. Tutto il resto non sono più, insomma. C'ho 82 anni, ragazzi, ci pensino gli altri. Insomma, io credo che fareste bene tutti a scrivere, quelli che hanno qualche anno, a raccontare la vostra vita, perché quelli che non sono anziani, che stanno qua, ci hanno tutti avuto una vita che è stata intessuta della politica. Io credo che valga la pena raccontare questa nostra esperienza, perché una delle cose orrende che sta accadendo è per l'appunto la rimozione del passato, la cancellazione della memoria, l'assassinio della memoria. Il secolo scorso, che tanti di noi ci ha visto
in qualche modo partecipi, protagonisti o meno, pensato soltanto come un cumulo di macerie, come un insieme di orrori e di errori, quando è stato un secolo che ha visto grandi tragedie, ma è stato anche un grande secolo di rivoluzioni, di sogni, di utopie, ma di utopie non pensate per aria, ma insomma in cui ci siamo. Rileggendo il mio diario mi ha colpito la sicurezza con la quale pensavamo in quel momento, 45-46, che avremmo cambiato il mondo. E se non si pensa, e se non ci si ferma un momento a pensare il passato e quello che è stato, non si pensa neanche il futuro. Questo vorrei dire ai miei nipoti, perché che sono tutti appiattiti sul presente. La cosa che gli rimprovero di più, non che non siano comunisti, per carità di Dio, ma che non siano capaci di pensare un mondo diverso da quello in cui vivono. Perché siccome non pensano il passato non c'è più per loro, gli manca il senso del trascorrere del tempo. E se non c'è il senso del trascorrere del tempo, non c'è neanche il futuro, evidentemente. Non si può neppure immaginare. Ecco, io credo che questo furto di futuro che è stato perpetrato cancellando il passato, beh, questo almeno io credo che sia compito nostro di raccontarli, anche se i nonni sono come sempre rompicoglioni, barboni, e insomma nonna basta.